Sono qui principalmente per illustrare la proposta di riforma del reclutamento basata su altri regionali che ho finito di mettere a punto la scorsa estate, l'ho consegnata al Ministro a luglio 2010. Purtroppo lo stesso mese in cui Fini ha fatto la sua operazione alla Camera, ci ha praticamente tolto i numeri. E nei mesi successivi il Capo del Governo si è preoccupato di recuperare almeno in parte questi numeri, in parte c'è riuscito e proprio in queste settimane sto proponendo al Ministro un modo di procedere che potrebbe consentire finalmente di portare in Consiglio dei Ministri il nostro progetto, che a questo punto è meglio che venga presentato come provvedimento governativo, assegnandolo non alla Camera ma al Senato, dove la situazione è al momento sicuramente più gestibile. Tra l'altro posso aggiungere una particolarità, che la Commissione Cultura, quella con cui ruotano questo tipo di provvedimenti, mentre alla Camera, per quanto riguarda l'opposizione, è in mano al cosiddetto clan degli emiliani o delle emiliane, che sono ex comunisti di questo tipo di proposte, non voglio sentire parlare. Al Senato la situazione è un po' diversa, perché sono più vicini all'area di Fioroni e Fioroni ha già mostrato una certa disponibilità, una certa apertura su questo nostro progetto. Questo può essere importante, viste le difficoltà di maggioranza che si sono realizzate nell'ultimo anno. E io ho portato uno schema che vediamo se riusciamo. Passiamo alle immagini successive. Questo è lo schema di base di come dovrebbe essere il nuovo sistema di reclutamento. Voglio parlare con un disegno davanti perché diventa tutto più facile, più comprensibile. Allora, voi vedete che ci sono due sezioni, la sezione ad esaurimento e la sezione aperta. All'inizio si chiamavano sezione A e sezione B, però qualcuno ci ha accusati di voler creare insegnanti di serie B, allora pensate che forse era il caso correggere e cambiare il nome. Perché ci sono due sezioni? Perché voi sapete che negli ultimi decenni si è diventata una situazione, quelle che all'estero nessuno si sognerebbe mai di realizzare. In Italia purtroppo è quasi una caratteristica, una tradizione. Abbiamo 230.000 insegnanti inseriti in graduatorie provinciali a esaurimento in attesa di sistemazione. Trovano una situazione, contratto, non tutti, una parte, contratto provvisorio, annuale, quando non devono accontentarsi di qualche semplice supplenza di pochi giorni, e hanno acquisito dei diritti, diritti che io intendo rispettare, perché se trovarsi 100, 150, 200 persone in piazza a protestare, ha come conseguenza il blocco di qualsiasi proposta che venga portata in Parlamento. Io tra l'altro non ho individuato solo questa categoria, ne ho individuate nella precisione in sé. La prima è appunto quella degli iscritti alle graduatorie provinciali a esaurimento, come vi ho detto conserveranno tutti i diritti acquisiti e non solo, che dopo vi spiego di quale si tratta. La seconda sono i nuovi abilitati non ancora iscritti in alcuna graduatoria. Sono circa 20.000, stanno facendo il diavolo a quattro, che è assolutamente comprensibile, si sono rivolti anche al capo dello Stato, perché dicono ci hanno fatto studiare, ci hanno fatto spendere dei soldi, ci hanno fatto perdere del tempo, adesso non ci mettono nella condizione di poter concorrere ai posti. Poi ci sono degli abilitanti, voi sapete che in disaccordo totale con quella che è la posizione della Lega, perché noi abbiamo detto chiaro che il TFA non è corretto che parta finché non c'è in campo anche il nuovo sistema di reclutamento a completare il percorso, perché
questa avventura sia a conoscenza di tutto il percorso. Adesso si sa come è impostato il TFA, il cosiddetto tirocinio formativo attivo, ma non si sa cosa prevede la seconda parte. C'è una fortissima pressione da parte dell'università che dovrebbero gestire questi corsi, perché ogni iscritto vuol dire soldi, quindi business. Le università hanno delle difficoltà, perché conoscete i tali risultati negli anni scorsi conseguenti a una situazione generale dell'economia, sono in pellegrinaggio praticamente quotidiano nei ministeri per chiedere che questi corsi partano, ma sono gli unici ad avere interesse a partire per i corsi subito. L'interesse degli studenti credo sia esattamente opposto finché non è chiaro il percorso completo. Tra l'altro, il modo in cui viene presentato questo tirocinio li illude di arrivare poi quasi automaticamente alla cattedra, e qual è la conseguenza? Che per evitare l'assalto alla diligenza, il Ministero è costretto a inserire una serie di paletti, cioè creare un numero programmato che di fatto è un numero chiuso, con le proteste conseguenti, ma non solo dagli studenti, anche dall'università, perché un numero chiuso vuol dire incassare meno soldi di quello che potrebbero far entrare nelle loro casse. Il risultato l'avete visto quest'estate, quando Comunione e Liberazione, in accordo con il Quotidiano Avvenire, ha creato quello baradagno ad agosto, puntando il dito contro il ministro, accusato di voler escludere le nuove generazioni dall'insegnamento. In realtà era tutta una questione di soldi. L'università voglia poter iscrivere più gente, cioè incassare più soldi. Mi è stato chiesto dal ministro di intervenire, conoscendo qual era la mia posizione, e dare una mano per porre un freno almeno al numero degli iscritti. Io sono intervenuto volentieri per una volta, chiarendo che dal nostro punto di vista il TFA non dovrebbe neanche partire. Il risultato comunque alla fine è stato che il ministro Gelmini, insieme a Lupi, è stata chiamata da Letta, si è trovato un'intesa per raggiungere altri 3-4 mila iscritti circa, ai 18-19 mila già previsti. Siamo arrivati a un totale di 23 mila iscrizioni, che per me sono troppe, però si rischiava che fossero ancora superiori. E questi 23 mila andranno aggiungersi ai 20 mila che sono già abilitati, ma non si può inserire nelle liste di esaurimento, perché se no cesserebbero di essere esaurimento, torneremmo al 2006, quando i graduatori erano permanenti. Se c'è una cosa che bisogna riconoscere a Fioroni è che, pur avendo grosse difficoltà, in particolare al Senato, dove i numeri erano praticamente pari, di essere riuscito a trasformare le graduatorie da permanenti in esaurimento, e non è assolutamente il caso che adesso vengano ritrasformate in permanenti, se no proprio non ne veniamo più fuori. Io ho parlato diverse volte con i rappresentanti di questi nuovi abilitati, perché comprendo che hanno ragione, però la via d'uscita c'è, ed è proprio il meccanismo della riforma che abbiamo messo a punto, perché i primi a entrare nella cosiddetta sezione aperta saranno proprio questi nuovi abilitati. E questi nuovi abilitati, in base alla legge 124 modificata nell'articolo, mi pare, 358, non ricordo adesso il numero esatto, e dell'articolo, saranno i primi a poter accedere al 50% dei posti che saranno messi a disposizione, come già oggi prevede la legge, dove è l'indicazione mia, e il 50% dei posti che saranno assegnati alla sezione aperta, perché già oggi la legge prevede che il 50% vada ai primi della graduatoria nella prima sezione e l'altro 50% alla seconda sezione, la sezione aperta. E questo varrà anche per i 23.000 che si aggiungeranno quando hanno completato il loro percorso di tirocinio formativo attivo. Però per arrivarsi bisogna che ci diano una mano anche loro, perché va dentro la situazione. E proprio per questo mi sono preoccupato di trovare qualcosa per tutte le categorie interessate. Vi illustro quali sono le ultime due. Sono i non abilitati che hanno maturato 360 giorni di insegnamento, per i quali prevedo l'accesso diretto al TFA, e potrebbe arrivare addirittura l'accesso diretto
riesco a incassare i soldi del tirocinio formativo tiro anche di queste persone, però diciamo o con un modo o con l'altro, in ogni caso queste persone vanno agevolate, perché gente che è stata usata, letteralmente usata dallo Stato per anni, non possiamo trattare come fossero al primo anno di insegnamento. L'ultima categoria. Sono tutti allenatori internazionali, è un po' difficile trovare
punti di intesa. Questa volta, per la prima volta, 4 sindacati su 5 sono pronti a dare una mano per portare avanti questo progetto. Ovviamente chiederanno di piazzare il loro bandierino, troveremo punti d'accordo. Ad esempio, io prevedo per chi sceglie, ad esempio, l'albo regionale del Piemonte, 5 anni obbligatori nello stesso istituto più 2 anni nella stessa regione. Possiamo trovare l'accordo con le forze sindacali per limitarci a 5 anni nello stesso istituto. Qualcuno potrà dire, ecco, abbiamo ottenuto 2 anni in meno di obbligo nello stesso posto. Tanto per farvi capire i meccanismi sui quali ci stiamo muovendo. Come c'è il discorso del periodo di prova? L'Europa prevede un massimo di 3 anni di prova. Io nel provvedimento parto da 3 anni, però nel dialogo con le forze sindacali magari troveremo l'intesa su 2 anni, addirittura anche su un anno solo, per carità. Quello che è importante è che si riesca a trovare questo accordo e far diventare questo provvedimento legge dello Stato. Una cosa che tanti insegnanti al centro-nord aspettano, credo, da 10-20 anni. Da qualche mese aspetta anche qualche insegnante originario del sud, perché hanno provato sulla loro pelle cosa vuol dire trovarsi in certe situazioni. È un anno e mezzo che gli insegnanti precari vivono letteralmente sulla graticola, nella paura dell'apertura di queste graduatorie. Guai se mi avessi fatto vedere le proiezioni che danno al Ministero, perché davano un'invasione totale da Roma in su, perché tutti i posti erano a rischio. Se siamo riusciti a limitare i danni è solo perché dopo che il Quirinale ha bloccato il congelamento, ero già riuscito a far votare al Senato. Poi c'è stato un intervento del Capo dello Stato che ha chiesto che quell'articolo fosse cassato. Il giorno dopo, tra l'altro, è intervenuto anche Berlusconi a protestare, perché in realtà non era il Capo dello Stato, era lo Stato, il Capo dello Stato, che aveva chiesto che fosse eliminato. Berlusconi è intervenuto dicendo che non è possibile che lo Stato del Quirinale decida quale provvedimento può passare e quale no. Noi abbiamo evitato la polemica perché c'era in piedi la questione del federalismo fiscale, per noi è la madre di tutte le battaglie, ma non solo per noi, credo per tutti i cittadini, perché si tratta di rendere responsabile l'amministratore pubblico di come spende i soldi dei cittadini, per cui il contesto della situazione di oggi è assolutamente la prima battaglia. Per cui abbiamo dovuto incassare il conto. Però è stata una bella mossa, perché come primo risultato ha avuto di togliere un posto a 6-7 mila insegnanti che insegnavano dalle code. Le code non possono più esistere e senza congelamento questi signori alla fine dello scorso anno scolastico hanno dovuto andarsene a casa. Probabilmente il Capo dello Stato neanche lo sapeva. Avesse saputo Santa Cosa forse avrebbe evitato di intervenire su una materia che non può conoscere per ovvi motivi. Comunque non mi sono arreso. A quel punto ho cominciato a lottare anche insieme alla vostra presidente della provincia su una serie di altri provvedimenti che però non potevano avere la stessa efficacia del congelamento. Abbiamo chiesto ad esempio di dare un punteggio aggiuntivo, un premio sulla permanenza. Siamo stati accusati di proporre qualcosa di anticostituzionale. E io vi dico, non può essere anticostituzionale per il semplice motivo che questo esiste già, credo, da oltre un decennio per gli insegnanti di ruolo, per cui se ci sta per gli insegnanti di ruolo, non si capisce perché non possa starsi anche per gli insegnanti non di ruolo. Questo avrei detto anche in televisione, ho avuto uno scontro molto acceso ad Agorà su Rai 3 con la responsabile scuola del PD, Puglisi, che per l'ennesima volta ha parlato di anticostituzionalità per questo provvedimento. Io le ho risposto che è un ignorante. Questa cosa poi è stata riciclata credo una trentina di volte su Blog, tanto è vero che ora questa signora non mi saluta più, però le cose stanno così. Io cercavo di portare cose concrete, parlavo di un problema reale, lei mi rispondeva per slogan, tra l'altro assolutamente scorretti, perché dicevo cose non vere. Andiamo avanti, vediamo di scadere dal duello. Comunque, vi dicevo,
Voi sapete che l'aggiornamento, la legge attuale già da qualche anno, prevede che si faccia sui punti, sul punteggio e con eventuali trasferimenti. Avevo preparato un provvedimento che ho messo in mano questo, al ministro, che prevedeva che l'aggiornamento si facesse solo sui punti, senza trasferimenti. Finché sembrava dovesse passare, se non che un giorno mi chiama la ministra e mi fa: Mario, guarda che la Camera non abbiamo i numeri. Perché si era avuto un certo Russo, che è molto vicino all'ANCI, un'associazione di avvocati siciliani, che voi probabilmente siete segnati, sicuramente conoscete, aveva raccolto una sessantina di firme alla Camera, 30 di parlamentari della maggioranza e 30 dell'opposizione, e l'ha venduto al ministro come se fossero firme di 30 parlamentari della maggioranza che non ne volevano sapere di un provvedimento del genere. In realtà, poi, quando sono andato a vedere, a leggere questa lettera, la missiva per il ministro, ho scoperto che le cose non stavano così. Nella lettera si chiedeva semplicemente che il Parlamento fosse coinvolto in questa operazione. La questione era delicata e questi parlamentari ritenevano corretto che il Parlamento fosse coinvolto. Ma nel momento che noi presentiamo un decreto, non un decreto ministeriale, un decreto legge, questo automaticamente va alla Camera, viene discusso alla Camera. Per cui quella lettera impostata così non aveva nessun senso. È stata venduta bene da questo parlamentare della Commissione Cultura. La ministra si è preoccupata che su un provvedimento del genere, se non passa, si mette a rischio l'intero governo, e si può capire, per carità. Sta di fatto che la ministra ha rinunciato a presentarlo. La seconda è, a quel punto ho detto, non va a fare i furbi, deve imparare a essere furbo anche. Cosa ho fatto? Ho preparato 5 provvedimenti da inserire nel decreto sviluppo. E 4 nel testo originale e uno fuori. Perché? Perché se li mettevo tutti e 5 nel testo originale, cioè come se era uno molto delicato, che era questo proprio del bonus di permanenza, c'era il rischio che sempre la solita squadra di Napolitano intervenisse segnalando questo provvedimento, che per le sinistre era di condizione, ma ripeto, se c'è l'operativo da un sacco di anni per quelle di nuovo, come si fa a dire, però basta, troppo, questo ho scoperto in Parlamento, che basta dire che una cosa è anticostituzionale, che già il provvedimento si ferma. Vabbè, allora, a quel punto ho pensato, se lo metto dentro, Napolitano, come lo vede? Me lo stoppa non solo, ma va a guardare anche gli altri e magari mi imbocca tutti e 5. Allora, metto quelli un po' più soft nel testo originale, quell'altro lo tengo fuori e per proporlo poi per la fase emendativa e gli concentro tutta l'attenzione mediatica sul provvedimento esterno, sul bonus di permanenza, anche perché operazione ad effetto, la stampa è molto attenta a sapere cosa. E questo con 3 obiettivi. Uno, evitare appunto il rischio che gli altri provvedimenti mi vengano cassati insieme a questo. 2, creare l'effetto annuncio, perché già solo annunciare che potrebbe esserci, potrebbe entrare in questo tempo, ha convinto un po' di. Se viva convincere, in effetti, ha convinto diversi insegnanti a non spostarsi di provincia. 3, c'era anche la possibilità che passasse, non si sa mai. Diciamo che ho vinto 2-1, nel senso che siamo riusciti, concentrando l'attenzione sul bonus, a far passare lisci gli altri provvedimenti, perché nessuno ha pensato di occuparsi, perché c'era un materiale molto più utile a livello di comunicazione. I giornali purtroppo oggi fanno cose, non fanno informazioni, anche i quotidiani. Intanto siamo riusciti a far passare 5 anni di permanente in servizio effettivo di ruolo e al posto dei 3 anni anche di servizio effettivo che c'erano prima, 5 anni per poter chiedere l'assegnazione provvisoria contro l'1
prima che poi un fatto era immediata. E un terzo dice neanche il mettere. Comunque, ah sì, bella, l'assegnazione del ruolo, almeno in parte, attingendo dalle vecchie liste. E questa è un'operazione che è tornata molto utile, che posso dire che per il Piemonte 800 posti sono stati assegnati sulle vecchie liste, andando a salvare un bel numero degli insegnanti che sarebbero rimasti a casa. Anche se un 15% di posti sono ancora in sospeso, perché ci sono gli insegnanti che si erano rivolti all'ANAF, che sono stati inseriti in ufficio dal commissario di quest'estate, per il quale l'ANAF chiedeva che fossero inseriti da subito in ruolo, nonostante si sia in attesa della sentenza con cui il TAR dovrebbe dichiarare la propria non competenza. E io invece ho detto al Ministro assolutamente questa cosa non deve passare, perché una volta che è dato ruolo non glielo toglie più, e quelli che invece ne avrebbero diritto restano a casa. Sono riuscito a convincere il Ministro a tenere duro, risultato l'85% di questo terzo dei posti è andato a chi doveva andare, e sto sollecitando il TAR a depositare questa benedetta sentenza con la quale dichiarano la loro non competenza per quanto riguarda le graduatorie, e anche questo 15% dovrebbe essere assegnato a chi questi posti realmente spettano. Dopo che siamo riusciti a far passare queste cose, ovviamente quando la questione è venuta a galla hanno cominciato a muoversi questi insegnanti, però non è come quando si fa un atto ministeriale che basta un intervento di chiunque, di qualunque sindacato, in questo salta. Questo è un provvedimento con la forza, una forza, con tutta la forza che ha una legge dello Stato, per cui sarà dura che adesso riescano a far fare marcia indietro al governo. Per cui i 5 anni restano come restano i 5 anni della Sera Provvidoria, e queste cose sono state utili a ridurre, ripeto, in parte lo spostamento di queste persone. E so che il Piemonte e la provincia di Cuneo in particolare è una di quelle più massacrate. Sappiate però che ecco, a proposito dei controlli, un'altra operazione che ho concluso tra luglio e agosto è stato di fare mettere 3 circolari sul controllo dei titoli che fanno punteggio. E so che hanno delle difficoltà gli uffici scolastici regionali a fare questi controlli, però questi provvedimenti hanno una particolarità, che estendono la responsabilità di quanto dichiarato nelle autocertificazioni anche agli uffici, alla struttura, il che vuol dire che come saltano fuori gli apparini, pagano anche gli uffici. E questo è un grosso incentivo a fare questi controlli. E attenzione che anche se noi delle secolari abbiamo dato 3 giorni di tempo, in realtà c'è tutto il tempo per fare questi controlli. Verranno fatti e probabilmente faremo ancora una quarta circolare, perché questi controlli vanno assolutamente fatti. Siamo sul penale, per cui come questi signori vengono beccati, sono a casa il giorno stesso. La prima di questi circolari obbliga gli uffici scolastici regionali ad agevolare in tutti i modi i conti interessati. Cioè, immagino che diversi dei vostri abbiano trovato grosse difficoltà nel momento in cui denunciano i dubbi su chi si trova davanti a loro. Sappiate che sulla base di questa circolare devono farlo, se non lo fanno, benissimo, se non lo fanno lo potete segnalare al Ministero, lo potete segnalare anche a me, che mi preoccuperò di farlo sapere alla direzione generale del personale. Stato
proprio che vanno in questa direzione, e comunque non è stato fatto nulla. Ovviamente loro hanno sempre aspettato i 30 giorni di tempo per rispondere, e quindi ovviamente graduatorie definitive e nomine effettuate. Su suggerimento della direttrice del provveditorato abbiamo riformulato le nostre richieste indicando pochi nominativi, perché io ho perso 50 posizioni graduatorie, quindi avevo indicato tutte 50 le persone, abbiamo indicato pochi nominativi, le persone che avevano tantissimi punteggi come titoli, quindi le più sospettose. Anche qui c'è arrivata pochi giorni fa la risposta, in cui non è possibile perché la nostra richiesta non è sufficientemente documentata, motivata, e perché anche questo costituisce di nuovo una grave eccessiva. Quindi noi non sappiamo più. Sì, perché si configura come un controllo generalizzato del loro lavoro. Loro dicono che sono indicazioni ovviamente del lavoro dei provveditorati di provenienza di queste persone, quindi noi non riusciamo a trovare la via per accedere. Poi la proposta è stata anche benissimo, vedete, noi ci facciamo vedere i loro fascicoli, ma noi di vedere le autocertificazioni tutto sommato non abbiamo nessun interesse, perché è un'autocertificazione, per cui non sappiamo come uscirne e non riusciamo ad avere una risposta su questo. Oltretutto ci hanno detto ancora una cosa, che le scuole hanno l'obbligo di richiedere la documentazione, ma noi capiamo, confrontandoci tra di noi, che in alcune scuole questo avviene, sia per le assunzioni a ruolo sia per i contratti a tempo determinato, in altre assolutamente no. Per cui dovrebbe esserci una. Allora, intanto nel forum che ho reso pubblico attraverso i giornali online della scuola, un facsimile di come si può formulare la richiesta per evitare che venga cassata. Noi siamo partiti dalla scuola. E non l'hanno accettato la stessa? Ma quella non hanno mai risposto. Allora, vi do il mio indirizzo mail, vale per tutti, non solo per voi, che è mario.pittoni@email.it. Mi mandate tutta la documentazione e la giro alla direzione generale del Ministero. Vediamo di chiarire la situazione. Sì, interviene un attimo, Presidente. Siamo ancora qua a discutere di avere qualcuno che arriva qua con i certificati
è stata di tutti, è stata di onestà, è un sistema a cui abbiamo occupato tutto, ci andava bene così. Adesso non è più così. Adesso c'è la salvezza di generazioni e io direi anche di un popolo e di un'identità. Indipendentemente, lo ribadisco, dai colori politici che uno ha. E questo è il campo. Io voglio ringraziare infatti questa sera voi perché avete il coraggio di essere qua. Perché sapete quante volte facendo questa battaglia io mi sono sentita dire ma non voglio farmi vedere, non voglio, non oso, ho paura. No, ci vuole un po' di coraggio, bisogna essere, siamo tutti grandi adulti e quindi bisogna un attimo pensare che sono battaglie che danno anche onore alla persona. E quindi voglio ringraziarvi. Silenzioso, è un uomo che arriva in tutti gli uffici con le sue cartelle, i suoi emendamenti, le sue cose, si muove, ha imparato a diventare furbo, perché l'ha letto ed è vero, perché guardate, che torniamo a dircelo, e poi vi dirò anche una cosa sul sud, perché qua il problema è che non si è risolto il problema dei precari, perché è un problema del nord, del centro-nord. È un problema che le quote latte non si è risolto perché è un problema del certo nord. Cioè è giusto, è corretto questo. E credo che chiunque vada in Parlamento vede che la lotta politica su molti punti è tra nord e sud. Guardate che ve lo dico veramente, soprattutto sui soldi, è così. E quindi è una situazione che va risolta. Il fatto che lo Stato di Napolitano ha bloccato gli emendamenti di Pittoni, è vero, lui l'ha detto con forza, prima ha detto, l'ha detto con forza, quindi io lo sottolineo. E quindi voglio ringraziare proprio il senatore Pittoni perché ha portato avanti questa situazione e ha detto una cosa molto importante in politica, che non è così banale e scontata, ed è proprio di chi fa le cose per passione e non solo per passione, ma per non mettersi in evidenza, ma per arrivare al risultato. Lui ha detto, anche se si dovesse prendere il ministro al merito, per lo stesso, è importante per me che diventi legge dello Stato. Fortunatamente di gente così, anche in politica ce n'è tanto, che guarda la, fortunatamente, quindi non buttiamoci giù, che guarda la sostanza e non la forma, anche se questo è all'immagine, anche se questo è un momento dove conta avere rapporti buoni con i media, conta avere, però è un momento storico importante, noi abbiamo bisogno di gente che porti avanti le battaglie, però abbiamo anche bisogno di essere supportati su tante situazioni. Io credo che in questo caso i precari, definisco così anche se veramente è un termine che odio, che non mi piace, si siano esposti non poco, alcuni, cioè questa volta sono usciti prepotentemente perché l'ingiustizia è veramente troppo grossa. Noi davvero dobbiamo riformare la scuola, non so da che punto partiremo, però la scuola ha bisogno di un profondo cambiamento. Vi faccio solo un passaggio e poi non voglio più annoiarvi. È giusto che sappiate che la richiesta che c'è nel nostro paese è una richiesta di manovalanza molto specializzata e a volte questo nelle scuole non viene insegnato. Sapete che stiamo importando, dico tra virgolette, lo sottolineo in modo assolutamente positivo, molta gente che fa lavori manuali perché non c'è più la disponibilità di lavoratori italiani a fare certi lavori, gratificati anche con stipendi del 2.500-3.000 euro al mese. Il compito di cambiare la cultura e cambiare la mentalità
debba essere proprio affidato alla classe insegnanti. Per questo che noi abbiamo bisogno di una classe insegnanti forte, perché è evidente che abbiamo bisogno di formare una generazione che abbia altri, definiamoli, ideali che non siano quelli plastica propinati, ma con una formazione vera, e quindi per noi è fondamentale portare avanti la nostra identità e anche la nostra idea di formazione. Quindi grazie.